Sapete che cosa accade se vi installano in casa questi? Questo invece può sembrare l'occhio di Sauron, ma è un oggetto pericolosissimo. Sei stato tu a fare la spia. Sei stata tu! Certo che sono stata io. Devi finire di montare i video. Ma io sono stanca, non li voglio montare i video. Ma a me non interessa. Va bene. Datti una mossa. Vado a finirli. Brutta di panico. Attiva. Questa invece potrebbe salvarvi da fatiche immani. Adesso Erika non potrà dirmi più un bel niente. Questa pantomima che neanche il segreto serve per raccontarvi un nuovo prodotto che sto provando da un po' di tempo. Si chiama Edison Smart Living Box ed è un piccolo box che renderà la vostra casa una smart home in men che non si dica. All'interno della confezione troverete questo hub a light, una presa smart, un occhio di Sauron che è un sensore con tre diverse capacità e questo sensore per porte e finestre. Tutti i device che vi ho mostrato vengono comandati direttamente da questo piccolo hub che potete installare un po' dove vi pare. Ha una batteria, quindi è assolutamente autonomo, ha una piccola fotocamera che serve per controllare tutto quello che accade in casa, quindi mi raccomando, installatelo in un posto dove potete vedere tutto quello che accade. Inoltre questo Alight emette anche luci e suoni in modo da poter spaventare un ladro di quelli che vanno a rubarvi nel frigo, ma non solo. Come vi ho fatto vedere prima, questo invece è un sensore anti-intrusione. Può essere montato sulle finestre. Ovviamente ricordatevi di tenerlo a 0,5 cm al massimo, se no non funziona. Una volta che si distaccano uno dall'altro, inizierà a suonare e vi arriverà una notifica sullo smartphone. L'occhio di Sauron invece fa tre cose in una. Prima di tutto verifica la temperatura. Seconda cosa, ha un sensore di movimento al suo interno. Sauron! Pessa! Yeah.
Adesso niente. Comunque, sensore di movimento, ma anche un sensore di luminosità. L'ultima invece è una presa smart. La presa smart serve semplicemente per accendere e spegnere le luci a distanza. Quindi, come è successo a me, se vi dimenticate di spegnere un qualsiasi elettrodomestico o la luce, attraverso l'app potete farlo. Per comandare tutti questi piccoli device basterà scaricare un'app disponibile per iOS e Android. Si chiama Edison Smart Living e attraverso questa potete decidere cosa fare di tutti questi piccoli device. Ciò che trovate qua dentro però è un semplicissimo starter kit, perché attraverso Alight potete comandare tantissimissimissimi device, tra cui per esempio Netatmo, quindi il... non mi viene il nome... il termostato Netatmo, oppure le lampadine Philips Hue. Quelle che cambiano colore. Potete comandarle attraverso l'app. Sia Light che lo smartphone diventano un hub che vi possono permettere di fare un po' quello che volete. Potete selezionare delle regole, quindi se il sensore di movimento rileva qualcosa, cosa deve accadere? Per esempio, potete chiedere all'app di inviarvi o una notifica, oppure notifica contemporaneamente a un suono e anche a un'email, in modo da sapere tutto quello che sta accadendo dentro casa vostra. Lo Smart Living Box è facilissimo da installare. Bisogna semplicemente seguire tutte le istruzioni. Dove sono? Eccole qua. Dovete seguire tutte le istruzioni che trovate all'interno di questa guida. È passo passo e a prova di princess. Cioè, anch'io ce l'ho fatta, quindi è facilissimo. Io mi incarto solitamente quando ci sono da seguire le istruzioni. In realtà è stato molto molto facile. L'altro vantaggio è che tutti i device sono già collegati ad Alight, quindi non dovete fare nessun tipo di sforzo. Direi che questo video dedicato a Edison Smart Living Box termina qui. Fatemi sapere se anche voi volete avere una casa smart, o se già avete una casa smart, e se sì, che cosa utilizzate, perché sono curiosa di sapere come avete reso una casa normale una casa intelligente. Hai capito quello che ho detto? Va bene. Mi raccomando, lasciate tanti baci, non si lasciano i baci, gli abbracci. Lasciate tante iscrizioni, tanti like, tanti commenti, tutto quello che volete. Mandatemi del cibo, che io ho sempre fame e faccio squillare gli allarmi. Va bene. Ciao, vado a nanna, che è tardissimo. Ciao.